ciclico, autonomo, in cui ogni cittadino è chiamato a partecipare per decidere come destinare una parte del bilancio comunale, individuando le priorità e gli specifici investimenti attraverso un complesso sistema orizzontale multilivello di forum aperti, territoriali e tematici, e mediante dei criteri oggettivi di giustizia sociale. Questa è la definizione più ampia per descrivere il bilancio partecipativo di Porto Alegre, cioè così come è nato, si è sviluppato e sta, spero non morendo, a Porto Alegre. Due secondi, da dove deriva, da dove viene il bilancio, da dove viene il bilancio partecipativo di Porto Alegre? Da un'esperienza di fatto di una democrazia delegata lunga un secolo in Brasile, cioè una democrazia in cui c'era fino a quando stava bene ai colonnelli o all'elite, quando poi non andava bene si ritornava ai regimi. Quindi immaginate, in 100 anni era praticamente, sei tre fasi democratiche, dittature, parademocratiche e 6 costituzioni, fino ad arrivare al ventennio, anche lì c'è stata una sorta di ventennio, di dittatura militare, che è terminata con una forte insurrezione di massa dal basso, che ha portato nell'85 al processo di democratizzazione del Brasile fino ad arrivare al 1988 con la Costituzione cittadina, cittadina perché c'è stato un ampio coinvolgimento dei movimenti sociali. Si basti pensare che se non sbaglio, un 30.000 firme era possibile forzare l'Assemblea Costituente a discutere su alcune proposte di riforma costituzionale. Cos'altro volevo dire? Ecco, appunto, si dice appunto in Brasile, gli studi del Brasile dicono appunto che la società civile sia nata proprio negli anni Ottanta. Prima di quello non esisteva proprio società civile, era di fatto una società che era sottomessa alle elite, diciamo, alle dinamiche che venivano dall'alto. Negli anni Ottanta, con appunto questo ormai oppressione, il fatto che c'era uno sviluppo industriale, urbanistico, di fatto è sorta quella che è appunto la società civile che in Europa, in altri paesi è sorta magari un pochettino prima, e che ha portato però a delle riforme istituzionali abbastanza originali, ben diverse da quelle magari che possono essere state i risultati delle rivoluzioni arancioni nell'Est Europa, dove di fatto il neoliberismo poi ha prevalso principalmente. In Brasile, diciamo, non è che c'è stata una grande rivoluzione, però comunque sono state molte riforme istituzionali di stampo partecipativo e che sostanzialmente sono state l'espressione delle singole lotte dei singoli movimenti sociali. Quindi di fatto i movimenti di riforma urbana sono riusciti a portare avanti una legislazione che permettesse appunto alla società civile di poter perlomeno imporre dei veti alle dinamiche di sviluppo urbano. I movimenti di riforma sanitaria hanno creato questi consigli di salute, che sono delle assemblee paritarie tra rappresentanti dello Stato e rappresentanti della società civile, che decidono in maniera vincolante sui fondi e sulle politiche sanitarie in Brasile, previsto dalla Costituzione, questo, e il famoso bilancio partecipativo, che invece è un processo che è nato esclusivamente dal basso, nel senso in una specifica città di Porto Alegre che poi si è sviluppata e che aveva come attori fondamentali le associazioni di quartiere, che di fatto, vivendo negli slum, nelle favelas e quindi non avendo una reale rappresentanza, di fatto hanno cercato di auto-organizzarsi, auto-organizzarsi, auto-organizzarsi in maniera tale da potersi proporre agli attori politici come un attore politico in sé. E questo organizzarsi ha portato queste associazioni a dire: beh, qui decidiamo noi. Vediamo bene la storia. Porto Alegre è una città di 1,5 milioni di abitanti, in estremo sud del Brasile, che è la zona più sviluppata all'inverso rispetto, diciamo, ai parametri occidentali. Si capovolge la situazione: il sud è più sviluppato, il nord è molto, molto meno sviluppato. Colonizzazione italiana, tedesca, diciamo, nord-europea. E quindi comunque già di per sé si caratterizzava per un tasso di capitale sociale, chiamiamolo, molto elevato rispetto alle altre città brasiliane, per già un'efficienza amministrativa più elevata. Appunto, questa è la definizione. Come è nato sostanzialmente? Di fatto si possono individuare 4 elementi che hanno portato alla nascita di quella che è appunto un'invenzione democratica, è stata definita. Cioè, c'era, diciamo, questo processo di riforma democratica che è nato appunto dalla spinta della società civile nascente, quindi l'associazione di quartiere nel caso di Porto Alegre, dall'ideologia politica del partito di rappresentanza di questa società civile, il Partito dei Lavoratori, sono andato con la maglietta di rappresentanza, se potete vedere,
che di fatto era l'espressione, nato, è stato il primo partito di massa del Brasile, di fatto il Partito dei Lavoratori, ed era nato appunto negli anni Ottanta, appunto come espressione di questa società civile che nasceva. Tutti gli altri partiti, da partire dal partito di estrema sinistra, erano di fatto partiti di quadri o partiti di elite, di vecchio stampo. Questo di fatto è stato il primo che è riuscito a coagulare tutti questi, la maggior parte di movimenti sociali, e appunto proporsi durante nelle prime elezioni libere come un soggetto politico per competere secondo le regole di una normale democrazia. Il terzo elemento, il più interessante, è l'inesperienza di governo. Uno potrebbe dire, caspita, una pratica di successo nata da attori che erano incompetenti. Di fatto è stato così. E quarto elemento, l'opposizione del Consiglio Comunale. Essendo una repubblica presidenziale, di fatto c'era una doppia elezione del sindaco e del consiglio, la possibilità appunto di che emergessero due maggioranze, maggioranza del sindaco e la maggioranza in consiglio. Ed è stato quello che è successo a Porto Alegre. Per quattro legislature, se non mi sbaglio quattro, il sindaco eletto, il sindaco del PT, quindi un sindaco che portava avanti il bilancio partecipativo, si trovava sempre in opposizione al consiglio. Quindi la logica è stata, quale cosa migliore che non coinvolgere i cittadini e cercare di forzare il Consiglio ad approvare le nostre idee sulla base non tanto del fatto di un rapporto di forza istituzionale, ma di un rapporto di forza sociale? Cioè, noi ci facciamo carico, di fatto, questo è il ragionamento della maggioranza politica, noi di fatto ci facciamo carico di quello che emerge da un processo di consultazione dal basso e lo facciamo nostro. Quindi diciamo il processo istituzionale di fatto prendeva da un processo che era informale, questo bilancio partecipativo. E di fatto il Consiglio Comunale si trovava sempre spiazzato, perché un conto è opporre, fare una posizione politica tra due attori politici che poi i media possono stravolgere, poi i cittadini possono comprendere in maniera ideologica. Un conto quando diciamo delle forze politiche si trovano decine di migliaia di cittadini sotto il municipio a aspettare che approvino il documento di bilancio che è il risultato di questo processo di consultazione che dura un anno. Ed ecco come funziona. La città, quella è la città, no? Vedete, questa si vede la mappa? Sì, si vede, questa è la città. È stata suddivisa in 17 quartieri, o 17 distretti, chiamateli come volete. Precedentemente erano 6, se non sbaglio, poi da quando è salito al potere il PT, diciamo, appunto, essendo espressione, dialogando anche con la società, si è fatta una divisione della città secondo le reali differenze di quartiere, cioè secondo appunto come si sviluppava la società, cioè se io mi sentivo parte di un quartiere non di certo venivo a livello amministrativo considerato come un altro, e quindi si è creata questa distribuzione, questa suddivisione della città. Ogni area di fatto poi aveva le sue assemblee aperte, libere, annuali, dove di fatto il sindaco andava, si presentava ai cittadini e diceva: bene cittadini, la situazione è questa, i soldi sono questi, noi vorremmo fare questo, voi cosa volete fare? I cittadini di fatto potevano avere la libertà, perché comunque c'era la volontà politica di fare questo, quindi il sindaco era il primo che si è speso per andare di fronte ai cittadini e ricevere anche critiche. I cittadini avevano la libertà di dire: lei è un incompetente, lei non mi ha fatto questo, lei mi ha promesso quest'altro. E da qui è nato questo processo, un processo, apro e chiudo la parentesi, che è nato appunto con un'interazione tra le associazioni di quartiere, appunto tutti i cosiddetti movimenti sociali, il sindaco, comunque il partito eletto, per dire ok, come cerchiamo di organizzarci? Voi volete decidere per conto proprio, ed è questa la novità della società civile di Porto Alegre, che aveva detto: noi non vogliamo una politica che ci ascolti, no, noi vogliamo decidere per conto nostro. E il partito che aveva vinto le elezioni che ha detto ok, perfetto, cerchiamo di trovare un accordo. Quindi questa unione tra i soggetti politici, tra lo Stato e la società, ha portato a questa invenzione democratica. Assemblee appunto di quartiere libere, aperte, dirette, dove ogni cittadino valeva uno, scusate la citazione, dove di fatto eleggevano anche dei referenti, e si univano appunto in un'assemblea unitaria, che è il Consiglio di Bilancio Partecipativo, dove venivano eletti per ogni assemblea di quartiere due referenti, che poi sostanzialmente non avevano altro compito, poi lo spiegherò bene in seguito, di aggregare, non di decidere, aggregare quelle che erano le decisioni dal basso e proporre un documento unitario, cosa che non potrebbe avvenire se noi togliamo tutta la parte superiore,
perché ovviamente essendo decisioni separate necessariamente non si scontrano con quelli che sono i limiti sia di tempo e sia di bilancio. Se tutti chiedono 100 e il bilancio è 200, bisogna trovare un modo per arrivare a una decisione per cui 200 si riesca a distribuire in maniera equa e democratica. Secondo passaggio è stato questo. Essendo un processo molto limitato, nel senso che più sono assemblee locali e più emergono delle soluzioni locali, il problema era che da questo processo di decisione, deliberazione, non consultazione, deliberazione, di fatto non emergevano mai progetti di carattere cittadino. Quindi se tutti chiedevano magari di sistemare le fognature dei propri quartieri, anzi di realizzare più che sistemare perché non avevano nulla, di fatto l'amministrazione si domandava, beh, se però noi invece di dire un anno lo chiede il quartiere A, il secondo anno lo chiede il quartiere B, un anno solo lo chiediamo tutti quanti, si risparmia la metà e si fa tutto un sistema fognario e si migliora la cosa. Quindi di fatto dalle assemblee locali e territoriali si sono aggiunte delle assemblee tematiche, dove i cittadini potevano partecipare non perché appartenenti a una zona della città, ma perché appartenenti o perché interessati a un argomento della città e quindi di fatto interessati a tutta la città su uno specifico argomento. Si capovolge il senso, no, della rappresentanza in questo caso e della partecipazione. Anche questo è stato fatto perché ovviamente in una dimensione solo di quartiere la partecipazione privilegiava inevitabilmente le aree più disagiate, le periferie, che di fatto hanno più problemi rispetto a chi vive al centro, che di fatto hanno una dimensione, una portata ad aggregarsi maggiore rispetto alle, diciamo, alla classe media che sta a casa a vedere la televisione, e quindi tutte le rappresentanze, diciamo, sociali di categoria, anche culturali, che non necessariamente erano in opposizione alle periferie, però non trovavano spazio perché di fatto si trovavano frammentate in quelle che erano divisioni invece territoriali. Quindi chi era aggregato a livello territoriale si trovava bene, aveva la sua rappresentanza, chi invece era frammentato per la città non aveva quei punti di aggregazione. Con le assemblee tematiche si cercava di ovviare a questo problema. Quindi di fatto cosa si è creato? Guardate bene il modello. A queste assemblee territoriali se ne sono create altre 6 che erano trasversali, cioè che avevano una dimensione, anche se numericamente erano inferiori come partecipazione, ed è ovvio questo, però erano comunque trasversali, quindi un cittadino poteva sia partecipare alla sua assemblea di quartiere, ma poi cercare di portare il suo know-how, il suo interesse all'interno di queste assemblee che erano trasversali, cioè chiunque di tutta la città poteva riunirsi e aggregarsi lì. Quindi sono grandi, però la rappresentazione non permette di farlo in maniera diversa, però la dimensione non è una dimensione numerica, ma una dimensione di estensione dell'interesse. Questo è l'assemblea, di fatto avveniva così, un processo ciclico dove ci sono gli incontri preliminari che ho descritto, dove c'era un'interazione tra cittadini e sindaco, poi le assemblee plenarie dove i cittadini di fatto votavano direttamente sia le priorità, quindi tra una serie di 15-16 priorità della città, sanità, salute, educazione, sport, pavimentazione, illuminazione, eccetera, eccetera, si dava una priorità, oltre alla priorità votavano dei referenti che poi avrebbero difeso nel corso dell'anno, perché le assemblee erano un paio durante l'anno, tu vai, voti, ufficialmente, anche se discuti comunque durante tutto l'anno con le tue associazioni, con i tuoi amici, però tu voti un paio di volte durante l'anno, poi durante tutto il percorso di approvazione del bilancio ci sono quei referenti che tu nomini e che probabilmente hanno più tempo rispetto a tutti i cittadini e che poi cercano di portare avanti quello che tu difendere, quello che tu hai votato nelle assemblee di democrazia diretta, i forum appunto che sistematizzavano le priorità, il consiglio di bilancio partecipativo, che è quello arancione, che di fatto aggregava tutte queste domande che provenivano dal basso, e una volta creato questo documento veniva dato all'esecutivo, e l'esecutivo volontariamente, ovviamente con una sorta di interazione che avveniva tra società e Stato, volontariamente lo portava al consiglio. Quindi l'esecutivo continua a avere l'autorità, perché formalmente è quello legittimato a proporre il documento di bilancio, ma di fatto decideva volontariamente di non decidere e diceva ok, noi, il nostro ruolo di rappresentanti non è quello di rappresentarvi e sapere quello che è meglio per voi, no, ma quello di permettere a voi di decidere autonomamente quello che è buono per voi. E quindi noi ci facciamo carico, essendo dentro l'istituzione, di prendere quello che decide, che proviene da voi, e portarlo al consiglio. Il consiglio, come ho detto prima, si trovava di fatto ad approvare perché comunque aveva una pressione dal basso molto elevata, non tanto elevata come potremo notare dopo. I criteri oggettivi. Altro elemento fondamentale era questo.
non si decideva a maggioranze, non c'erano maggioranze che dicevano allora, eletto il consiglio di bilancio partecipativo, la maggioranza poi decideva come dividere i soldi, no? Tipico della democrazia, della nostra democrazia, no? I partiti poi decidono bene secondo le dinamiche interne alle istituzioni. No, qui c'erano dei criteri sostanzialmente oggettivi, cioè la priorità tematica. Cioè, se un quartiere votava come priorità l'illuminazione, quello riceveva più punti. Non esisteva che poi il consiglio del bilancio, il consiglio arancione, lì l'assemblea arancione, decidesse no, ma sai che cos'è? Facciamo la strada che è meglio. No, quella è stata la decisione, questa non si tocca. La popolazione, quindi ovviamente i quartieri più popolosi, erano criteri appunto di giustizia sociale. Come immaginate con un criterio di progressività della tassazione? Non si tocca quel principio, su quello si basa tutta la legislazione. No? La popolazione è distretto, quindi i quartieri più popolosi, quindi di fatto, di conseguenza quelli più poveri, avevano una priorità rispetto agli altri, quindi avevano un punticino in più che li faceva, a parità di decisione, li faceva salire un pochettino. La carenza di infrastrutture e servizi, quindi le aree più sottosviluppate, a parità di decisione, avevano un punticino in più. Quindi cosa succedeva? Che tutto l'aggregato di quelle domande che emergevano nelle 23 assemblee che avete visto, di fatto creavano una matrice numerica, matematica, che portavano appunto a dei punteggi per cui il quartiere A riceveva X risorse, il quartiere B X risorse, la tematica della sanità X risorse, e poi sulla base della distribuzione delle risorse si gestivano appunto i progetti secondo le priorità sempre. Quindi se il progetto principale era costruire un asilo nel quartiere A, no? Se c'erano a disposizione soldi sufficienti solo per realizzare l'asilo, si realizzava l'asilo, non è che si diceva ma no, hanno deciso per l'asilo, però facciamo la strada. No, questo era. Ed è questo è un processo poi, perché se le regole sono certe, poi i cittadini sanno come organizzarsi e poi si organizzano di conseguenza. Anche per dire spesso che, guarda, io quest'anno decido per te, così tu hai il doppio delle risorse e puoi realizzare questa cosa, l'anno prossimo tu decidi per me, così io posso realizzare questa cosa che altrimenti non potrei decidere. Tutto in maniera democratica. La cosa pure bella è che c'era anche uno scambio tra quartieri, per cui capitava, probabilmente, non lo so bene, capitava che il quartiere più ricco, di fronte magari alla proposta di un quartiere, magari il quartiere più ricco chiedeva di rifare il campo di erbetta sintetica, me lo invento, il quartiere periferico chiedeva di fare l'asfalto della strada principale, allora il quartiere più ricco magari diceva vabbè perfetto, io ritiro la mia proposta e cerco di portare più soldi. E di fatto i risultati sono stati questi. La partecipazione, come potete vedere, è cresciuta, a parte la parte finale che ha una sua spiegazione, ma interpretabile ovviamente. Però guardate, da 89 al 2004 le strade asfaltate, non asfaltate, sono dimezzate e le fognature sono sostanzialmente completate, l'acqua potabile, la spesa sanitaria è raddoppiata, la spesa sociale è triplicata, l'educazione, il numero di scuole da 29 che erano sono arrivate a 92, gli alunni da 18.000 a 60.000, l'educazione da 40 asili a 129 asili, gli alloggi dalle case popolari da 493 a 1.000, le mortalità infantili va ridotta, il trattamento dell'acqua e sport del 2% al 27%, e questo ha portato la Porta Alegre a essere considerata una delle migliori pratiche mondiali nel 96 dall'ONU, e di fatto se si pensa anche a che tutto questo è avvenuto in Brasile, si può capire come sia stato le ragioni per cui il bilancio partecipativo è famoso, è diventato famoso, una pratica invidiata e hanno cercato di copiarla. Hanno cercato di copiarla, non so se avremo tempo, però vado un pochettino avanti. Vabbè, efficienza amministrativa, tutte queste cose qui. I limiti, abbiamo detto prima, cioè comunque la frammentazione può portare a dei progetti molto settoriali, quindi l'effetto NIMBY, non voglio questo nel mio quartiere, oppure voglio soltanto tutto quanto nel mio quartiere, non c'è la dimensione, sono limiti che comunque vanno su cui lavorare. La partecipazione è limitata, questo è un altro aspetto, un mito da sfatare del bilancio partecipativo di Porto Alegre, che è la partecipazione di massa. Cioè, su 1,5 milioni di persone partecipavano 12.000 persone, l'1%, 2%, nelle migliori delle ipotesi. Però, la mia domanda era questa. Caspita, però, se sul 100% dei votanti non si riesce a raggiungere decisioni positive con la rappresentanza tradizionale, questo 1% riusciva comunque ad avere un consenso diffuso oltre l'80% per le decisioni che uscivano. Quindi mi domandavo perché. Come? Un pochino il microfono. Ok, scusate, mi rimetto qui allora.
Si sente sempre? Sì, perfetto, sì, scusate, grazie. E quindi questa è la storia. Qui è la rappresentazione, di fatto qui da una parte i cittadini votano al consiglio esecutivo e dall'altra partecipano direttamente nelle assemblee, quindi si crea una sorta di doppia partecipazione. Dall'altra tu voti i rappresentanti perché bisogna votarli, in Brasile è anche obbligatorio, dall'altra tu partecipi e attraverso la tua partecipazione contribuisci a decidere come mandare avanti la tua città. Si dice, si interpreta il bilancio partecipativo come insieme una felice, diciamo, una luna di miele tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta. Quindi da una parte ci sono i rappresentanti che permettono ai cittadini di partecipare, dall'altra la partecipazione diretta ai cittadini permette ai rappresentanti di saper decidere. Questa, diciamo, è l'interpretazione che io contesto molto. Ed ovviamente cosa serve per realizzare questo? Mettiamoci, diciamo, nei panni di cittadini italiani che vogliono magari risolvere questa situazione. Serve una società civile forte e una volontà politica forte. Quindi la società civile forte può fino a che non entra nelle istituzioni e di fatto non trasforma le volontà dal basso in leggi e politiche. La volontà politica serve appunto un attore politico che si impegna a costruire questo processo assieme alla società. Due elementi che sono fondamentali. Manca l'uno, non è possibile, cioè un attore politico senza una società civile, uno non esiste secondo me, e due non ha gli attori necessari per poter arrivare a queste decisioni. Un'altra ragione della nascita, perché il PTE, il Partito dei Lavoratori che ha permesso lo sviluppo di questa pratica, era l'insieme delle associazioni. Quindi di fatto è come se le associazioni si sono riunite, hanno detto facciamo un partito, sono entrate nelle istituzioni e ho detto ok, ci rifasciamo di nuovo, ci risfaldiamo di nuovo e decidiamo secondo le nostre identità principali, cioè come associazione. Quindi da una parte votano, cioè si uniscono per entrare nelle istituzioni, le istituzioni poi le usano per poter decidere secondo la sua natura, non di partito, ma secondo la sua natura di associazione e movimenti. Questa è un'interpretazione ovviamente, però tutto fa pensare che sia stata questa una dinamica. Quindi una sovrapposizione di fatto tra attori sociali e attori politici che ha permesso appunto che si inventasse e si potesse sviluppare, cioè che le istituzioni democratiche e liberali potessero essere funzionali a quello che è un processo istituzionale e partecipativo totalmente differente, alternativo. Infatti non a caso o si decide, cioè come potete vedere da questo grafico, due sono le modalità, o decidi secondo le modalità in basso o decidi secondo la modalità in alto, non è che c'è un modo, cioè col bilancio partecipativo tutta la quota per investimenti, se chiaro, il limite era questo, si decideva non tutto il bilancio ma solo la parte per investimenti, realizzare opere pubbliche secondo la modalità in alto, quindi quella sotto di fatto non decideva. Immaginatevi i conflitti con le istituzioni, con il consiglio e con i rappresentanti che si trovavano depotenziati senza più lo strumento principale di campagna elettorale. Io ti ho realizzato la scuola, io ti ho dato a te, leader dell'associazione di quartiere, tu dati i fondi per realizzare l'asilo. Tutto questo era capovolto, quindi per quello dicevo, dimenticatevi adesso le dinamiche tradizionali, clientelari e tutto della democrazia e cerchiamo di immaginarne un'altra. Il tempo è pochissimo, scusatemi, però di fatto quello che volevo sottolineare era questo, il ruolo giocato, cioè la dimensione sistemica di questo processo, cioè non è un processo che si, per me, questa è un'interpretazione mia, non è un processo che si integra bene con le istituzioni, ma di fatto è un processo che si sfida, mette in discussione dei procedimenti noti per crearne di altri. E infatti quello che gli elementi appunto per dare questa dimensione sistemica è il fatto che non sono più gli attori, i partiti politici a rappresentare i cittadini, ma lo sono le associazioni. Che sono siano di quartiere o siano associazioni tematiche, come ambientaliste, associazioni sanitarie, la mamma antismog, immaginate le mamme antismog che partecipano all'assemblea per l'ambiente, dovessero partecipare nelle assemblee di circoscrizione non avrebbero un peso zero, però di fronte a un'assemblea di quartiere, in un'assemblea tematica di fatto avrebbe un peso enorme, e questo infatti è quello che ha portato, per quello che rende il bilancio partecipativo secondo me un modello di democrazia da sviluppare e alternativo, perché le rappresentanze, se vogliamo usare questo termine in una conferenza di democrazia diretta, le rappresentanze sono rappresentanze sociali o civili. Guardate quanti cittadini facevano parte di associazioni tra tutti i partecipanti al bilancio partecipativo, 75, cioè due terzi dei cittadini facevano parte, ed è ovvio, se tu devi raggiungere per avere una priorità votata devi aggregarti, di fatto sono le associazioni quelle che le associazioni vere, quelle che hanno una base, non le associazioni che hanno il nome, no?
E quindi di fatto è la questo modello organizzativo di fatto favorisce la partecipazione delle associazioni, dell'associazionismo e dei movimenti. I forum tematici ovviamente hanno una percentuale maggiore, perché ovviamente le associazioni hanno una caratterizzazione più tematica che territoriale, e quindi ovvio gioco forza che nei forum tematici erano maggiormente questo tipo di questo tipo di partecipazione. Ovviamente i partiti politici giocano un ruolo bassissimo all'interno, è molto elevato ovviamente per la caratterizzazione di Porto Alegre, del Brasile, i quartieri, molto un po' più frammentato gli altri gruppi, diciamo, della cosiddetta società civile. 5 minuti spero di avere. Oh, questa è una parte che mi interessava molto, cioè ho messo censura proprio per dire che è una parte, la mia interpretazione, finita la parte descrittiva, questa è la parte che, diciamo, che ho già introdotto nel frattempo, cioè il conflitto che c'è tra le istituzioni tradizionali e il bilancio partecipativo. Un conflitto che io ho rappresentato così, non so se è chiaro, si capisce, si legge? Cioè, di fatto, se voi vedete, la parte di sinistra è come funziona la democrazia tradizionale. Cioè, c'è la società civile che sta in alto e che è separata dalle istituzioni, giusto? Non partecipa, ma di fatto partecipa in quanto cittadini, non in quanto membri di associazioni, votando i partiti politici. I partiti politici sono quelli che hanno il compito a livello istituzionale di creare la sintesi, la cosiddetta sintesi, che è o un'ideologia o un programma politico, e cerca di raccogliere voti. Quindi, siccome la società civile ha una dimensione tematica più frammentata e meno adatta alle istituzioni, è tenuta fuori. Ed è tenuta fuori, è l'unica organizzazione capace di entrare nelle istituzioni tradizionali democratiche, il partito politico. Perché? Perché è un'organizzazione generalista, cioè che ha la capacità interna o l'obiettivo interno di fare dei programmi politici, cose che le associazioni non hanno. Perché un'associazione come Lega Ambiente dice: a me non mi interessa come funziona la sanità, mi interessa anche ovviamente, però io sono caratterizzato per portare avanti tematiche ambientali, scusate l'esempio. E quindi si crea con questo modello democratico questa separazione, ed è quella separazione della prima slide, in cui lo Stato di fatto è sempre in perenne conflitto con le dinamiche sociali. Col bilancio partecipativo, con questo bilancio partecipativo, lo ripeto, non sono tutti i bilanci partecipativi che sentite parlare uguali, ma molti sono di fatto tutt'altra cosa. Anche questo per molti aspetti si integra, vuole integrarsi con le istituzioni tradizionali, però secondo me, questa è la mia interpretazione, per i conflitti che ci sono, di fatto è una delle ragioni per cui adesso sta morendo. Se ho tempo magari qualcuno me lo chiede e poi così ne parlo. E con il bilancio partecipativo, vedete... Sì, pure secondo me. Cioè. Morta. Sì, sepolta, ma è morta già da 10 anni. Sta morendo. Sì, sì. Come potete vedere, con questo modello di decisionale, le istituzioni scendono, le associazioni scendono, perché la sintesi non la fa più un'organizzazione come un partito, un'organizzazione privata o sociale, chiamatela come volete, ma di fatto la sintesi delle proposte, delle idee che circolano nella società, avviene all'interno di questo meccanismo istituzionale, che è fatto appunto da priorità, da criteri oggettivi, priorità, voti, e da una molteplicità di rappresentanze e di forum deliberativi. Quindi di fatto le associazioni entrano e la sintesi non è più il prodotto di attori privati, le cosiddette elite, ma la sintesi di fatto è il prodotto del lavoro della società civile, che ha trovato in questo processo un modo per poter lavorare in maniera democratica, cosa che non ha mai trovato, e per tale ragione si è sempre affidata all'elezione di elite, di partiti, quindi di professionisti della politica che cercavano di risolvere questo problema che è la frammentazione sociale. Problema voluto, dovuto, non si sa. E quindi questa, diciamo, la rappresentanza multipla è uno degli aspetti più interessanti. Se voi pensate che in questo processo, lì, come potete vedere, un cittadino ha un solo voto, no? E il fatto che tu hai un solo voto, di fatto lo devi esprimere a un solo soggetto, sia candidato, sia sindaco, sia associazione. Quindi di fatto tu devi privare una parte della tua identità, scendere a compromessi per votare magari il partito il meno peggio, perché hai un solo voto. Di là tu di fatto puoi esprimere te stesso in diversi modi. Io posso esprimere la mia identità nell'assemblea tematica, nell'assemblea sanitaria, nell'assemblea della salute, nell'assemblea dell'ambiente, e votare magari sia la priorità lì, sia la priorità del mio quartiere, sia, diciamo, i rappresentanti di quelle aree. Quindi anche la rappresentanza, qui è un tema abbastanza complicato, la rappresentanza è come se si avvicina un po' di più a quella che è la rappresentanza vera dell'identità dei cittadini, perché è più specifica.
Ovviamente tutto questo è l'interpretazione che sto facendo, un discorso lungo, eccetera, eccetera, nel senso che Porto Alegre poi non è così, la signora ovviamente conoscerà più di me, non è così, perché di fatto giocando all'interno dei meccanismi democratici tradizionali è stata di nuovo ricooptata da quello che sta dai partiti, sia per te, che di fatto nel tempo, infatti cerco di andare avanti, finisco qui, piccolino, c'è stato bisogno dell'intervento di un politico dopo la nascita del bilancio partecipativo? 100% no, queste sono alcune statistiche, magari forse un po' troppo forzate, però è sintomatica, cioè prima si chiedeva, si andava a bussare alla porta dell'assessore per chiedere, e quindi chi aveva più contatti prendeva fondi, in questo modo chi aveva più appoggio dalla base prendeva fondi, cambia totalmente la concezione del rapporto tra società e politica, cambia totalmente, cioè il politico non serve più da questo punto di vista, se non come garante, in una dimensione di lungo periodo ovviamente, in Porto Alegre contava il come, non a caso, infatti qui volevo dire appunto come si sovrapponeva società politica e società civile, però lo chiudo, e infatti non a caso cosa è successo, e chiudo qui veramente, chiudo davvero, è successo che Petè, che era questa è un'altra interpretazione ovviamente semplificata e tutto, che dovrebbe richiederebbe degli studi, delle ricerche, che richiedono appunto tempi e soldi, però la percezione che c'era è proprio questo, un allontanamento, una burocratizzazione del Petè. Allora, se prima il Petè era un partito incompetente, perché era un quacervo di persone che si scazzottavano tra di loro, e che però aveva trovato la risposta nel non decidere ma far decidere, col tempo, strutturandosi come un partito tradizionale, di fatto ha incominciato a essere bravo a decidere e soprattutto a avere le risorse istituzionali, quindi gli incarichi, le prebende, gli uffici istituzionali, un budget a disposizione per poter gestire il proprio ufficio, no? Sono incominciati a emergere leader politici, e di fatto quella che era invece una dimensione, diciamo, di società, di fatto è diventata un tradizionale partito fatto di tante correnti e che si facevano la guerra tra loro per cercare di prendere più voti per se stessi e non per la società, no? E di fatto questo ha portato, che cosa ha portato? A un allontanamento del partito rispetto alla base, e così è successo, nel senso che la base ormai non si sente più rappresentata da questo partito. Un allontanamento, quindi un ingresso del partito all'interno delle dinamiche istituzionali, tra partito tradizionale, un allontanamento della base, una sconfitta elettorale inevitabile, perché poi sono subentrate le dinamiche e la comunicazione mediatica, il fatto che 26 partiti nel 2004 si sono coalizzati per sconfiggere il Petè, eleggere un sindaco, con, prima volta nella storia di Porto Alegre, una campagna elettorale basata non a delegittimare il bilancio partecipativo, che godeva di un consenso diffuso, ma a dire: se voi ci eleggete, noi lo miglioriamo. Ovviamente i cittadini, la partecipazione è l'1%, quindi di quell'1% men che meno di cittadini conoscono bene le dinamiche. Poi c'è anche una sorta di discorsività, nel senso c'è una concezione del bilancio partecipativo limitata, e quindi una sorta di necessità di ruolo di sostegno alla democrazia tradizionale, alla politica tradizionale. Tutto questo di fatto ha portato questo sindaco nuovo a vincere, e depotenziando pian piano, perché si tratta sempre di un processo informale, quindi le sale per le riunioni le fornisce l'amministrazione, i pullman per portare i cittadini li fornisce l'amministrazione, tutti i soldi, il bilancio lo decide sempre il sindaco, quindi se il sindaco dice sì, te lo faccio, e poi nei 5 anni fa di tutto per cooptarsi i leader delle associazioni, invece di dire decidi tu autonomamente con i tuoi membri, i tuoi iscritti, dice: senti, di ai tuoi iscritti di votare questo e ci mettiamo d'accordo, io dopodomani ti candido come consigliere. Questo sta creando la rottura del bilancio partecipativo. Io chiudo qui perché mi sono preso già troppo tempo e vi ringrazio. Quindi se ci sono domande, più che volentieri. Max? Non so se è stato chiaro, è stato chiarissimo. Ma adesso non fare più domande. Sempre... Chi è che vuole cominciare? Chi vuole fare domande dal fondo? Ragazzi, di venire qua. Max? Posso? Sì, sì. C'è un bicchiere.
Ciao. Ce l'hai un bicchiere? Sopra la bottiglia. Prima hai citato, mi sembra, Grotta Mare. Sì. E, siccome io ho abitato lì vicino e dai media non è passato niente, volevo sapere se potevi dirci che cosa è successo lì. Io conosco poco la realtà, purtroppo conosco poco la realtà italiana, però la conosco abbastanza per dire che non sono processi sistematizzati. Cioè la sistematizzazione di questo processo, come puoi vedere, questo processo qui è autonomo, potrebbe andare autonomamente. E in Italia, di fatto, sono processi che si reggono ancora sul sostegno della politica, cioè la politica che organizza. Non c'è una società che dice no, fermi tutti, decidiamo noi come organizzarci. Ti ripeto, non so bene le dinamiche specifiche di Grotta Mare, però Grotta Mare è uno dei paesi, delle città che quasi parallelamente ha avuto questo stesso processo, perché fu, se non sbaglio, era nel periodo di Tangentopoli, fu azzerata la giunta, l'amministrazione, e uscì questa lista fatta di cittadini comuni, comunque di personaggi molto più distaccati dalla politica, e dice ok, basta con questa politica qui, cerchiamo di prendere il controllo dell'amministrazione e cerchiamo di creare un processo. Quindi la dinamica è simile, però che a mia conoscenza non ci sono oggi delle dinamiche così strutturate e sistematizzate. Appunto per questo che io penso che sia più è un ragionamento che va fatto prima a livello teorico, perché se si rimane in una dimensione concettuale, tradizionale, cioè il bilancio partecipativo come un sostegno della politica tradizionale e non come una cosa che magari anche deve essere istituzionalizzato, deve avere una sua autonomia, di fatto si creerà nel lungo periodo sempre una sorta di cappa derivante da quelle che sono le dinamiche istituzionali che vuoi o non vuoi hanno sempre più potere per il fatto che controlli le leggi, controlli le risorse di tutti e controlli il fatto che ci sono dei sistemi, dei meccanismi elettorali che coinvolgono il 100% della popolazione, mentre qui ci sono dei meccanismi che coinvolgono sempre quell'1-2% per una dimensione strutturale. Quindi posso aggiungere una cosa su Grotta Mare? In realtà è completamente differente, perché Grotta Mare è calato dall'alto. Esatto. Porta Alegre è una presa, proprio perché forse tu questa parte qua non la sapevi molto bene, il fatto che il sindaco che vinse aveva promesso la partecipazione, ma in realtà da una parte non sapeva come fare, forse dall'altra non gliene fregava neanche molto. E fu occupato il consiglio comunale dai cittadini, da 2 o 3 mila cittadini, che imposero questa cosa, cioè me la imposero in che senso? Nessuno sapeva come fare, addirittura andarono a cercare nella storia, addirittura italiana, a Bologna, l'esperimento della democrazia partecipativa nei quartieri di Bologna. Grotta Mare, così come anche altri posti in Italia, è calato dall'alto, e quando è calato dall'alto è molto viziato. No, per quanto riguarda Porta Alegre, proprio metto una chiosa, i primi anni non era un coinvolgimento dal basso, era il coinvolgimento dei rappresentanti delle associazioni, i primi 2 anni, il primo paio d'anni, il consiglio di bilancio partecipativo c'era e basta sostanzialmente, quindi sì, c'era una sorta di consociativismo, non so, concertazione tra le parti. Poi i rappresentanti delle associazioni volevano quasi continuare così perché gli conveniva, però c'era una frangia ben forte, la maggioranza all'interno del PT, che diceva no, amici miei, qui se lo facciamo, facciamo bene, e ci distribuiamo e facciamo una democrazia diretta. Poi è sempre una storia molto complessa quella di Porta Alegre, che io non conosco benissimo. Io faccio un commento di esperienza personale, sono stato in Brasile, le persone come non conosco i brasiliani, conosco abbastanza gli italiani, per esperienza potrei dire che questa cosa è molto difficile perché sono abbastanza deresponsabilizzati, non c'è responsabilità da parte degli individui. Quando mi è capitato di parlare di questi problemi, le persone diventano subito, si allontanano, cioè non partecipano, non c'è condivisione, non c'è assolutamente senso civico. Io trovo che sia molto difficile instaurare questa cosa in Italia, proprio per questa mancanza di cultura individuale. Cioè, io sono responsabile di quello che faccio, di quello che vedo e di tutto ciò che faccio. E lo condivido con i miei vicini. Questo in Italia, secondo me, è molto difficile. Sono poche le persone che hanno questa coscienza individuale della responsabilità di ognuno, per cui quello che faccio io può danneggiare o migliorare quello che mi sta a fianco. Non so.
ma... cosa pensano di questo, ma io lo trovo molto difficile. Lo vedo proprio dalle piccole cose. Questo non vuol dire che io sia pessimista, perché se io esisto vuol dire che una differenza c'è, che le persone che sono qui e qualcosa in comune con me ce l'abbiano, e probabilmente anche molto di più. Però non siamo in molti e bisognerebbe riuscire a responsabilizzare le persone. Non è facile, perché spesso mi chiudono la porta, non so come dire. È molto difficile, è un sogno, a me piacerebbe molto, quello che è avvenuto in Brasile è secondo me straordinario, ma come vedi poi è finito con il solito sistema, quindi ho un po' l'impressione che gli esseri umani comunque alla fine ricadono sempre la stessa matrice, non si riesce a farli uscire da lì, non si riesce a dire sei responsabile della tua vita, cammina per te stesso e produci qualcosa di positivo per te, e di conseguenza con chi avvicini, per chi avvicini nella tua vita, accidenti. Non mi sembra così difficile, però è difficilissimo da far comprendere. Questo non è penso. Democratico, vero? Come non è democratico? No, non è democratico. Non è democratico obbligare qualcuno non a essere detto obbligare. Beh, mi sembrava di sì. No. Beh, se posso rispondere io un attimo. C'è da dire una cosa che è importante. La democrazia diretta è strettamente collegata con la sovranità monetaria. A Porto Alegre, se c'è stato un declino, è perché il Fondo Monetario Internazionale ci ha messo lo zampino e la Banca Mondiale. Questo perché? Perché il signoraggio bancario è strettamente collegato alla democrazia diretta. Cioè non ci può essere democrazia diretta se non c'è sovranità monetaria. E non ci può essere sovranità monetaria se non c'è democrazia diretta. Quindi è ovvio che le strutture piramidali si autopreservano, e quindi se anche all'inizio c'erano magari questi collegi piramidali, cercavano di preservare una struttura verticale. E se abbiamo avuto un periodo d'oro, la sua fine è coincisa con l'intervento del Fondo Monetario che ha promesso soldi al Comune di Porto Alegre a condizione che il bilancio partecipativo perdesse di importanza, di incisività, cioè perdesse laddove è la democrazia diretta, il momento decisionale. La democrazia diretta è quando si decide, tutto il resto è fuffa. Io non la vedo tanto così, nel senso non la vedo così netta, sicuramente ha giocato un ruolo fondamentale, non a caso i progetti che vengono finanziati adesso sono tipici di quelli occidentali, di partnership, quindi si coinvolgono attori economici, attori sociali e attori politici, ma non si coinvolge più la base adesso, invece c'è questo progetto di governanza solidaria locale che sta competendo con il bilancio partecipativo, però non la vedo totalmente come un intervento dall'esterno così scientifico, sicuramente. Però le dinamiche comunque, a prescindere dall'intervento scientifico, comunque le dinamiche da osservare sono proprio quelle. Il fatto che a livello di cittadinanza, anche nel momento più flore del bilancio partecipativo, a livello di cittadinanza non c'era... Non ho qui con me un grafo... Ah, eccolo qui. Cioè, anche a livello di cittadini, chi partecipava? Partecipava la maggior parte delle volte per avere delle richieste soddisfatte. Non perché per uno spirito di cittadinanza, perché sapeva che così esprimeva si esprimeva democraticamente, ma semplicemente perché sapeva che attraverso il bilancio partecipativo riusciva a ottenere quello che gli serviva, e che torna al discorso della responsabilizzazione. Non pensiamo che il Brasile sia la patria di tutti i cittadini che vanno abbracciati e fanno il giro tondo, cioè è sempre alta e probabilmente l'individualismo lì è anche molto elevato, se non nelle classi più basse, però cioè, le dinamiche sono uguali in tutto il mondo sostanzialmente. Però di fatto che è successo? Se la concezione del bilancio partecipativo non è questa è la democrazia, ma questo è uno strumento della democrazia, di fatto che è successo? Che quando poi è capitato che un quartiere gli è arrivato, il sindaco gli ha detto io invece di farti sbattere tutte queste cose qua te lo do direttamente alla scuola, gli date la responsabilità, hanno detto va quasi quasi, sì, ti voto. La cosa, una piccola curiosità, quando andai a Porto Alegre, 2 anni fa, capita a Roma nel momento di campagna elettorale, si doveva eleggere il sindaco, l'attuale sindaco, e io ero andato lì con tanti bei libri in testa, no? Il bilancio partecipativo, Porto Alegre, immagina che città lì che tutti discutono, la partecipazione, il primo punto del programma, la partecipazione. La gora di Atene, ti pensavi di trovare. Eh? La gora di Atene. Sì, sì, io pensavo, guarda, il primo punto del programma del PT è la partecipazione. Invece vedevi che io feci una raccolta di tutti i volantini, tutti i candidati del PT, del sindaco stesso,
E il bilancio partecipativo veniva citato veramente un 2-3% rispetto a tutti gli altri temi. E quando tu basi la tua campagna elettorale sulle promesse, io ti faccio questo, io ti faccio quest'altro, non è più il bilancio partecipativo, perché partecipativo, bilancio partecipativo, io ti faccio decidere cosa ti serve, non te lo dico io cosa serve, tu votami. Questo va al di là del Fondo Monetario Internazionale. È una questione di mentalità, una mentalità che dobbiamo avere pure qui, perché altrimenti... Posso chiedere alla signora perché è di un ragionamento della Corte Democratica? Nel senso che la gente deve fare quello che fa, cioè ognuno vale uno, no? Allora, se... Anche tutto, attenzione, anche tutto, rispetto totale. Io valgo uno, ma valgo anche tutto. A parte che io sono della sua idea, io stavo facendo un discorso. Non però parliamo una volta senza questo microfono. Il discorso è, se io ho un'idea diversa dalla sua, la mia idea vale per uno e, come ha detto lei, vale per tutto. Cioè, questo discorso che io sono migliore perché rimango, è il famoso discorso aristocratico. Non ho detto questo, ma si parla di sì. No, comunque andiamo avanti. Questo è un tema che non sono, sono interventi. Io no? Ma io vorrei un attimo confutare questa idea della popolazione sfiacca che non ha voglia di prendere in mano il proprio destino. Noi stiamo vedendo questi esempi di democrazia diretta, bilancio partecipativo, made in town, in maniera un po' troppo separata, signoraggio. Dobbiamo vederli come un'unicità, no, se no continuiamo. Credo che non so. Non possiamo vedere questi singoli elementi che sono tecniche di democrazia diretta, una separata dall'altra. Il bilancio partecipativo è una degli elementi, perché è la gestione monetaria per poter gestire il proprio territorio. Però poi ci sta il momento prima, che è il momento decisionale di come gestire, e sono i meeting town, quelli che vengono fatti. E adesso li stanno facendo a Rovereto, li stanno facendo a Bolzano, se non sbaglio ci sono delle prime esperimenti del genere. Sono le tecniche che si usano in alcuni stati degli Stati Uniti, e se non vediamo tutto questo insieme è chiaro che è perdente. Il bilancio partecipativo in sé è perdente, i meeting town di per sé sono perdenti, la sovranità monetaria di per sé è perdente, perché se non ha un potere decisionale dei cittadini non potrà mai essere avanzata questa richiesta, idem per le altre due componenti. Per cui oggi stiamo parlando di bilancio partecipativo, però teniamo presente che c'è il signoraggio bancario, la riserva frazionaria, cioè tutto il grumo finanziario che ci obbliga a un debito pubblico pazzesco, che adesso sappiamo dove ci sta portando, deliberatamente per un disegno scientifico stanno facendo crollare le banche per crearne una sola moneta in tutto il mondo, un solo codice penale in tutto il mondo, una sola divisa per tutto l'esercito del mondo e 2-3 miliardi di persone che forse dovranno andarsi a far fottere. Perfetto. E comunque, ok. Forse no, che non vengo mai sotto, sempre più verso l'alto, se no interferisce. Qualche altro intervento, domande? Sì. Volevo dire solo una cosa, nel senso, il signoraggio si è detto non c'entra nulla con la politica, non è solo quello. Non è solo il signoraggio in sé, è il fatto stesso della corruzione diffusa, quindi semplice il fatto che ci sia qualcuno che ha delle mire ben precise, il fatto di sabotare un bilancio partecipato è essenziale. Basta corrompere appunto i membri del PT dicendo ti prometto la bella vita, automaticamente smettono di fare pressione su quelli che sono i cittadini che partecipano alle assemblee,
e calando la, la partecipazione, loro aumentano il potere, ci si torna appunto a capo con i partiti tradizionali. E il fallimento è tutto quello. C'è stata la corruzione del, dell'animo, diciamo, dei rappresentanti del PT che è degenerato come al solito per tutte le cose che si riescono a fare. Quindi prima la radice è quello, eliminare la possibilità di essere corrotti. Sì, allora sì, mi collego a quello che dice Claudio, cioè eliminare la possibilità di essere corrotti. Ci sono due dinamiche per eliminare la possibilità di corrotti. La logica della goccia a goccia, allora si spera che tutti prima o poi un giorno non saremo corrotti, ma non regge. Non regge perché è limitata, nel senso è positiva. C'è l'altra dinamica che è l'aspetto istituzionale. Cioè perché si è passati nella storia dell'uomo dalla monarchia al Stato liberale, alla democrazia? Perché piano piano si cercano dei modi per impedire certe dinamiche, che è la scelta discrezionale di uno, la scelta discrezionale di pochi, la scelta discrezionale di tanti pochi. Di fatto il ragionamento dobbiamo fare questo, cioè togliere la corruzione significa anche cercare anche un modello, inevitabilmente, come la democrazia di oggi, un modello che permetta appunto di migliorare quelle che sono le strutture del modello democratico di oggi, che è un modello troppo centralistico. Quando si parlava di signoraggio, di sovranità monetaria, di democrazia liberale, cioè, sono tutte modelli economici, politici, sociali che hanno un paradigma, un codice particolare. Cioè quello che mi è piaciuto molto del modello di Porto Alegre è che di fatto ha un codice molto reticolare, un paradigma molto reticolare che ricalca quelle che sono le monete locali, che sono i gruppi di acquisto solidale, cioè un approccio, un paradigma di rete. Cioè sia i gruppi di acquisto solidale si basano sulla rete, la sovranità monetaria di fatto si basa anche sulla rete per molti aspetti. Stessa cosa il bilancio partecipativo, si basa su una rete. Una rete di assemblee, di tematiche territoriali che si mettono assieme, si coordinano e cercano appunto di, preservando la propria autonomia, di trovare una sintesi. Questo diciamo, quindi più che, cioè bisognerebbe guardare al paradigma, cioè al modo in cui si pensano le cose e al modo in cui si pensa che funzionino le cose. Quindi se si pensa che l'uomo è un individuo astratto e isolato e invece non è un soggetto di relazione, ovviamente ti cambia tutta la percezione del mondo, di come immagini le istituzioni, siano economiche sia politiche. Se si vede invece come la società, come un network, un reticolo come può essere lo internet, e quindi più che i bit si scambiano le parole, no? Allora vedi che la democrazia e le istituzioni sono un concetto anche discorsivo, cioè da come si diffonde l'informazione, come si diffondono le idee. No? Quindi un modello istituzionale dove le idee non riescono a diffondersi, allora è sicuramente limitato e inferiore rispetto a un modello che si basa sulla diffusione delle idee, non sulla segretezza e su una diffusione informale, ma un modello istituzionale dove quel modello lì difficilmente un sindaco o comunque un consiglio, un esecutivo poteva fare un bilancio da solo, proprio perché era autoimposto di diffondere la conoscenza del bilancio, di diffondere a tutti i cittadini o comunque a chiunque lo volesse, per lì la libertà, non a tutti, fino a quando tutti sono bravi, allora apertura, chiunque lo volesse, di sapere come funziona il bilancio, di chiedere, domandare e criticare. Allora un modello istituzionale così di fatto è un modello che riduce i rischi di corruzione, sicuramente rispetto a un modello in cui si delega e poi si continua a giocare a bocce o a freccette, quello che è il modello attuale di democrazia. Io voto un anno e poi tra 5 anni. Mi fido di loro, no, questo è, ovviamente sono modelli diversi. Io volevo dare un contributo partendo dal caso italiano. Sono alcune cose fondamentali da... La prima cosa è che noi siamo circa 56 milioni, ma 1 milione di italiani gravita intorno alla criminalità spicciola o organizzata. Poi familiari hanno 4 milioni. Un altro milione gravita intorno alla politica, tra virgolette, che praticamente beneficia di quello che è il sistema delle corruttele, con vantaggi che avvenivano da tutte le parti, e si va da vantaggi piccoli, tipo integrazione dello stipendio e livello di vita dell'ordine di 3.000-5.000 euro, a 50-100.000 euro, milioni di euro, fino ad arrivare a ministri
che ricevono talmente soldi da tante parti che non si ricordano neanche più chi gli ha pagato la tassa. Come fatta la ricordare chi è stato. Sono talmente tanti che mi danno tanti di quei soldi. Chiarito questo, vuol dire che in sostanza le nostre elezioni già sono condizionate. Non solo sono condizionate, ma c'è un altro particolare. Questi due fatti che ho appena detto vengono coperti dai media. Vengono coperti da tutte le istituzioni che hanno la possibilità di trasmettere cultura. Quindi sono coperte anche dalle organizzazioni di categoria, dai vertici delle organizzazioni di categoria. I media sono nelle mani della finanza. Oltre a questo, abbiamo detto, abbiamo appunto il signoraggio di cui ho già parlato, ma abbiamo anche gli extra profitti da oligopoli, cioè praticamente robe non da ricarico, solo il brand bill fa il ricarico. Le multinazionali, i grossisti, ma anche soltanto i grossisti alimentari, lo vedete ai mercati generali, no? Cioè, essendo grossisti sia dalla domanda che dall'offerta, praticamente lucrano gli extra profitti in questa maniera. Ora, tutto questo reticolo all'interno della società, ma sì, che le organizzazioni politiche che ci sono adesso sono coinvolte in questo sistema. Poiché non riescono a convincerci di vivere nel migliore dei mondi pensabili o quantomeno nel meno peggiore, cercano di convincerci che non c'è niente da fare, cercano di convincerci che ce lo meritiamo, cioè cercano di instillarci il senso di colpa e convincerci che ciò che c'è intorno a noi è il frutto della malvagità. Questa idea della malvagità dell'uomo serve a deresponsabilizzare e occultare le precise responsabilità che invece ci sono. Il problema è un altro, è fare conoscenza su queste cose e spazzar via queste istituzioni rappresentative nella base della verità. È un altro discorso. Questa è la prima cosa da fare, cioè diffondere la conoscenza di queste cose. Le quattro cosette che ho detto io, se fossero solamente conosciute, già cambierebbero molte cose. Grazie. Grazie. Non dimentichiamo il secondo terziario i derivati, Tuo cavallo di battaglia. Prima di Fabrizio. Beh, sì, questo è il caso per esempio delle intercettazioni dove adesso vogliono oscurare i blog, quelli comunque che diffondono invece esattamente il contrario, invece che la dualità, l'unicità. E fondamentalmente non ricordiamoci che essendo in un paese dove il Vaticano, cioè la Chiesa Cattolica, ne fa la padrona, dove si dice ancora che l'uomo è peccatore nato dal peccato originale, finché ancora vogliono tenere elementi ignoranti, cioè un senso dove l'essere umano non è un essere pensante ma schiavo di ciò che la vita di tutti i giorni gli propone, è ovvio che questo non potrà mai migliorare. Io sono sempre convinta che man mano che tu evolvi, cioè ti ricrei, cioè tu prendi coscienza di chi sei e puoi cambiare te stesso, cambi poi tutto quello che è intorno a te, conosci te stesso, conoscerai l'universo, le idee, dicevano gli antichi, per cui fondamentalmente è questo. Volevo chiedere a proposito dell'oscuramento dei siti, cioè nel senso della proposta purtroppo del governo, chiamato psiconano da molti, Psiconano è quello che fondamentalmente ha le televisioni, compresa la Rai, la Minzolini e altre. Se questo significherà davvero non avere neanche potere sulla rete, cioè nel senso di far oscurare i maggiori siti che potranno invece dare notizie diverse da quelle che i maggiori media e televisioni o i telegiornali danno, così invece c'è ancora una speranza che in Italia non si va verso la il potere oscurantista, ma invece c'è ancora qualcosa di libero. A te giornale, dici? Vuoi rispondere prima di tutto? No, no, io quello che una riflessione che mi viene in mente è che cioè non si tratta, secondo me non bisogna pensare solo in termini di progetti calati dall'alto, ma anche di condizioni quasi naturali. Quando si faceva riferimento alla corruzione, io scusate, ma l'argomento è questo, quindi cerco un po' di adattarlo a questo aspetto, per il resto non sono nemmeno tanto a conoscenza. Però quando si parla magari di la corruzione, quindi c'è un progetto di corruzione, quindi quelli che comprano quell'altro gli dicono fai, depotenzia il bilancio partecipativo, oppure fai questa cosa negativa.
io non la vedo spesso, sempre, soltanto come una cosa, ritorniamo lì, scientifica. Per carità, ci può essere, poi ci sono altre condizioni quasi strutturali che permettono a una persona pian piano di allontanarsi da quella condizione, non perché lo voglia fare coscientemente, volontariamente. L'esempio che faceva Claudio da attore politico che si smette di battersi per i poveri perché si arricchisce, si compra la casa, la villetta, quello è un fattore strutturale, non un fattore volontario. Allora è tutto scientifico, che mi compro la villetta, cioè faccio tutto questo per depotenziare. È una cosa culturale. Cioè, se io per esempio la mia vita pian piano la concepisco come un stare bene, allora ovviamente pian piano cerco a stare bene io e disinteressarmi di tutto il resto. E quindi è una questione quasi poi strutturale. Cioè, se io ad esempio ho la possibilità, e torniamo al discorso delle istituzioni, ho la possibilità attraverso queste istituzioni di controllare i blog, no? Allora io, se un giorno mi viene in mente, dico anche in buona fede, perché mi sento il protettore della patria, così sento lo psiconano, no? E dico, ok, per il bene del paese io controllo le televisioni. Stupidaggine, però siccome noi non possiamo entrare nelle motivazioni di nessuno, non possiamo sindacare le idee di nessuno, perché siamo tutti singoli di fronte, cioè faccia a faccia, di fatto noi dobbiamo trovare quella condizione per cui un singolo, o pochi, possano avere tutta questa pretesa di credersi i salvatori della patria. Stessa cosa vale per la legge Bavaglio, la legge delle intercettazioni, l'oscuramento dei siti, cioè creare le condizioni strutturali anche per evitare che poi uno possa, o le categorie, come si parlava prima, possa dire, siccome noi siamo i rappresentanti e abbiamo anche gli strumenti istituzionali, cioè il fatto che conosciamo quello della televisione, il fatto che entriamo facilmente al governo, eccetera, eccetera, ok, modelliamo noi la società rispetto a loro che comunque non hanno potere. Allora, se ci fossero delle istituzioni, così come nell'evoluzione della storia, dalla monarchia alla democrazia, se ci fossero istituzioni che impedissero appunto questa dinamica, allora lì le condizioni strutturali per la corruzione del politico diminuirebbero, ma senza andare a intaccare la questione motivazionale, il fatto è ma quello è stato corrotto, gli hanno detto di fare così, l'ha fatto così. Sì, gli hanno detto di fare così, però la condizione strutturale gli ha permesso di farlo. Io voglio vedere in una dimensione, appunto voglio vedere se dentro la rete internet sia possibile fare quello che si fa con le televisioni. Non si può fare. Quindi cambiano le condizioni strutturali per una persona corrotta o criminale di poter agire nei confronti degli altri. Quello volevo dire, non è soltanto una dimensione di strategia o comunque di cose occulte, è una questione anche di struttura, di che spazi hanno le persone per fare e poi esercitare quel potere. Io posso ritenermi la persona più brava del mondo, torniamo lì, io sono cattolico, cioè, quindi non c'ho quell'idea lì, per me è un'idea positiva del concetto di peccato, di cosa. Però di certo, se io dovessi avere le strutture della Chiesa, del Vaticano, allora lo imporrei, non lo proporrei. E che è diverso. Sulla rete, ad esempio, la logica di rete è una logica di proposta. Io ti propongo la mia idea, tu però sei libero di andare in un altro sito a vedere se la mia idea è vera o meno. La logica della televisione, io ti propongo la mia idea, tu non riesci a vedere le altre. Questo è l'approccio strutturale proprio delle cose con cui attraverso il quale dovremmo riflettere, cioè ragionare proprio. Ma che vorranno fare? Perché se approveranno questa legge... Certo, è ovvio. Quella infatti è una... Esatto, quella è una... E ovviamente così crei una sorta di sistema, di struttura verticale. Diciamo, per me sono anni. Max, posso andare? Allora, io sono reduce da un convegno che si è tenuto ieri a Pinerolo, che doveva essere un convegno semplicemente sulle medicine naturali, sull'alimentazione naturale, queste cose qua. E a un certo punto, stimolato da alcune domande, il relatore è riuscito a fare un discorso a 360 gradi che ha coinvolto il discorso delle multinazionali farmaceutiche, delle multinazionali dell'alimentazione e via dicendo. Penso che sia una cosa che sia piuttosto chiara a tutti quelli che sono qua. Allora, il problema vero, a mio modestissimo parere, è che ognuno di noi ha determinate idee, ma poi non le applica, non vive in maniera coerente. In realtà noi non siamo affatto pochi. Io vengo dalla Romagna, è una cittadina di 100.000 abitanti,
ci sono 7 negozi di alimentazione naturale, cioè veramente un movimento molto forte dal punto di vista della salute e del benessere, e anche molto consapevole, cioè tutte queste persone sono consapevoli del fatto che vivono in una società che apposta ci fa ammalare per poterci curare, per poter accumulare grandi profitti, i quali poi vengono gestiti, come dice Max, dalla piramide. Allora, se tutti noi fossimo coerenti, cioè quanti di noi lavorano in una struttura che in qualche modo lavora per un'economia ecologica o sostenibile? Quanti di noi lavorano invece in banca, lavorano, che ne so, per una concessionaria di automobili, società petrolifera o cose di questo tipo? Tantissimi. Allora, è del tutto inutile proclamare che il mondo dovrebbe essere in un certo modo e poi quotidianamente fare i soldatini di chi invece il mondo lo fa andare in un altro modo. Ogni volta che entriamo in un supermercato qualcuno ha detto che votiamo. Allora piantiamola di andare ai supermercati, piantiamola di lavorare per chi governa il mondo in questo modo. Facciamo delle cooperative, facciamo tutto quello che possiamo fare per avere delle strutture economiche, culturali, nostre. Stacchiamoci, decidiamo, ognuno stasera torna a casa e dice: ok, io con questo mondo non mi voglio più compromettere, costi quello che costi, perché è del tutto evidente che poi c'è da pagare un prezzo personale. Però se siamo dei milioni e ognuno di noi non è disposto a pagare un prezzo personale, gli altri di noi se ne strafottono. Claudio, volevo dire una cosa per il discorso della democrazia partecipativa che dicevamo prima, no? Adesso con internet, secondo me, abbiamo un mezzo tecnologico proprio per mettere in pratica la cosa, perché cioè, con la rete, se fosse organizzata per dare la possibilità di esprimersi a chiunque, si potrebbe veramente fare il discorso che facevamo prima di Porta Rete. Però il sistema naturalmente non vuole fartelo fare, perché quando l'unico strumento democratico è il referendum e c'è un quorum praticamente per renderlo nullo, cioè secondo me si dovrebbe intervenire su questo tipo di meccanismi qua, mettere la rete a disposizione dell'elettorato. Cioè io sono elettore, ho la mia casella mail costituzionale, statale, e da lì posso connettermi e cioè con l'amministrazione votare, fare tutto. Ci sarebbe un risparmio sia dal punto di vista economico che anche pratico, e veramente uno avrebbe la possibilità di esprimersi negli argomenti, che sia tematici che di quartiere, di qualsiasi tipo. Grazie. Qualche altro intervento? O dove? Davanti? Per quanto riguarda la giustizia, l'ingiustizia economica, che cosa dite? Cioè, perché un ministro Brunetta deve porre ad esempio i sacrifici agli altri? E loro che cacchio di sacrifici stanno facendo? Vai, tutto qui. Grazie. Abbiamo ancora 5 minuti, quindi o vuoi dire qualcosa tu o... Io volevo dire però una cosina, che il bilancio partecipativo è solamente un piccolo pezzetto di quello che viene definito democrazia diretta. Ci sono poi altri pezzi, che sono per esempio i referendum svizzeri senza quorum, i referendum deliberativi, non i referendum abrogativi assurdi che abbiamo in Italia. E elemento di democrazia diretta importante è la democrazia diretta interna a qualsiasi organizzazione abbia un potere decisionale. Quello secondo me è il più importante fattore di democrazia diretta, perché se la democrazia diretta interna a un'associazione, a un partito, a una qualsiasi organizzazione che abbia potere decisionale, perché laddove ci sia un'organizzazione che propone la democrazia diretta e non attua la democrazia diretta al proprio interno, cioè al proprio interno non decide la maggioranza degli associati, ovviamente è un assurdo, o è in malafede o è una totale illogicità procedurale. Allo stesso modo, chi attua la democrazia diretta interna e poi non lo propone all'esterno è un altro assurdo logico.
Quindi laddove voi troverete qualcuno che vi propone il bilancio partecipativo, che vi propone il referendum deliberativi e fa parte di un'organizzazione che non attua al proprio interno la democrazia diretta, sicuramente vi sta truffando. Ve lo faccio in buona fede, in malafede vi sta truffando. La buona fede e la malafede non contano molto in questi casi, perché si dà per scontata la buona fede, però poi se la struttura che propone queste cose è manipolabile, perché essendo verticale, cioè qual è la vera importanza della democrazia diretta? È il fatto che si può difendere dalle lobby. Una struttura verticale dove comandano due persone su un milione di iscritti, il solito esempio del PD, cioè, ma se io mi compro D'Alema e Veltroni o chi per loro, o gli minaccio la mamma, io ho un milione di persone in tasca. Se invece il PD o Forza Italia o quello che volete voi fosse strutturato in democrazia diretta, avremmo che vi devo minacciare i genitori di mezzo milione di persone. Quindi i famosi fondi monetari, per non parlare delle famiglie Rothschild e Rockefeller, che non sono ebree, non sono assolutamente ebree, sono sioniste, che è molto diverso, e che ammazzano che sono antisemite perché ammazzano sia gli arabi che gli ebrei, che sia arabi che ebrei sono semiti. Avremmo che Rockefeller dovrebbe minacciare mezzo milione di persone nel caso del PD o nel caso di quello che volete voi. Capite che il modus operandi è completamente diverso? Struttura verticale, minaccio una persona, struttura democratica diretta, minaccio mezzo milione di persone. Quindi, se si vuole avere una speranza di cambiare le cose, o ci affidiamo a strutture democratico dirette, o tanto vale che andiamo a giocare a calcetto o al pub o al centro abbronzante. Non ci sono vie di mezzo. Non era tra l'applauso, è quello che penso. Tu vuoi fare chiuso sempre rimanendo in tema. Sì, chiudo rimanendo in tema, perché ovviamente tutti gli interventi che avete fatto esulano un po' da quelle che sono le mie competenze, e tutto, non posso rispondere di tempo così. Però no, appunto mi collega appunto a quello che diceva Max, cioè il fatto della democrazia interna. E infatti è l'esempio che le portavo del partito, no? Del PETE. Cioè, all'inizio, quando non aveva la mentalità verticistica, perché era un insieme di movimenti, di associazioni, è stato in grado di inventare, di proporre delle idee. E quello è un aspetto secondo me fondamentale, il fatto che le idee nascono dalle motivazioni, no? Cioè se tu hai una motivazione positiva, di fatto è una motivazione particolare, di fatto porterei avanti alcune idee che funzionano meno. Quindi bisogna lavorare bene sulle motivazioni, quali sono le nostre motivazioni. Seconda cosa appunto è la democrazia interna. Inizialmente è stato in grado di creare questa cosa perché la sua identità, la motivazione che spingeva coloro che hanno dato vita al partito, era quella appunto di non decidere per sé, ma di far decidere gli altri. Ovviamente, è la questione strutturale, ovviamente poi il partito, avendo una dimensione strutturale, strutturata in maniera verticistica, che cosa ha fatto? Ha fatto l'occasione fa l'uomo ladro. Cioè, di fatto c'era una condizione che ha permesso poi che quel partito poi si degenerasse. Quindi quello che diceva Max è sacrosanto. Cioè, per carità, ci può stare anche che ci sia un momento della storia in cui un vertice porti, è sempre successo così, le rivoluzioni non hanno mai fatto le masse, cioè sono sempre state piccole elite, no? Però è da vedere dopo. Cioè, se queste piccole entità, questi vertici poi non fanno di tutto per annullarsi, per depotenziarsi, allora è il rischio è imminente che tu vuoi o non vuoi, perché poi le persone muoiono e ne vengono di altre, vuoi o non vuoi, quella struttura poi permetterà poi che salgano persone che vogliono utilizzare quello strumento, quella struttura per motivazioni differenti. Quindi la questione del partito è quello, per quello io giustificavo l'idea che erano due sistemi differenti. Perché tu non puoi far sopravvivere un sistema decisionale che si basa su una decisionalità diffusa insieme a un sistema che si basa su una decisionalità concentrata su attori politici. Non lo puoi fare, perché gioco forza quegli attori prima o poi se lo mangiano, perché hanno gli strumenti e la struttura idonea per poter predominare su quella che è una struttura invece più debole e che va tutelata, perché ovviamente è più democratica in molti aspetti. E niente, quindi io chiudo qui, ringrazio Max e ringrazio grazie a te, Max. Se vuole avvicinarsi il fu senatore Nando Rossi, detto il senatore ribelle, per il suo intervento che riguarderà Bilderberg, massoneria, signoraggio, politica, quante cose, cioè quattro relazioni in una praticamente.
tu non hai bisogno del, del PC, quindi ti dobbiamo fare. Sì. Sì. L'amico che dietro è seduto ha spiegato come ha fatto la Casaleggio a mangiarsi il grillo. I temi da affrontare oggi sono importantissimi.